Innanzitutto parto con ringraziare tutti quelli che durante le live hanno donato qualche cosa, tutti voi che comunque sia guardate i miei video, condividete, commentate, mi generate un po' di traffico sul canale, eccetera, perché qualche giorno fa è arrivato, la paghetta di YouTube e con la paghetta di YouTube ho deciso di reinvestire tutto per comprare un microfono. Perlomeno è un primo passo per migliorare un po' la qualità di quello che vedete nel canale. Quindi il passo successivo sarebbe la videocamera, speriamo di poterci arrivare in tempi decenti, ma intanto abbiamo un audio migliore. Spero dei video che vedrete da qui in avanti, appena mi prendo un po' di pratica su come utilizzarlo. Lo unboxiamo insieme, se avete voglia mi fate compagnia, ho pensato di farlo insieme a voi. Quindi cominciamo. Ho trovato un'offerta molto buona e quindi ho detto, ma sai, approfittiamone, non sia mai nella vita. Vediamo un po', 47 strati di roba. Questo è il nostro microfono. Vediamo com'è. Non potrei fare un canale di unboxing, credo, ragazzi. Tra parentesi, questo forse potrebbe anche dire che magari i video di ASMR arrivano davvero una volta al mese, se il microfono è veramente molto valido. Perché, oh, allora qui c'è una micro SD da 2 giga. Vediamo se riesco a mettere un po' a fuoco meglio. Così, ok. La mia gatta è qui. Se vi state chiedendo cos'è questo coso che sbuca, è la mia gatta. Quindi c'è una micro SD già dentro. Qui abbiamo il microfono vero e proprio. Vediamolo com'è. Sembrava gigantesco nell'immagine, però quanto è grande? Neanche tanto. Sembrerebbe abbastanza resistente. Sotto c'è anche, sì, qui è per la scheda, questo è per montarlo sul treppiedino, immagino. E credo che sia un microfono di qualità. Lo scopriremo nei prossimi video appena mi impratichisco un attimo, però molto leggerino, eh? Leggerissimo. Ok, andiamo ad aprire gli accessori, perché abbiamo anche gli accessori, da quanto siamo seri, pensa te. E abbiamo intanto l'astuccino per fare il grosso, che è della dimensione giusta, l'unica domanda. Sì, è della dimensione giusta, c'è anche il tracollino. Vediamo. Sì, è il suo preciso. Ok, poi c'è un mini treppiedino. Questo mi torna buono quando facciamo gli streaming, anche perché ho tipo spazio limitatissimo fra la tastiera e la fine del mio tavolo, cioè ci sono veramente 4 cm di spazio utilizzabile. Le volte capita che il mio microfono di adesso, il mitico microfono calzettato, lo devo mettere per vie traverse, questo invece dovrebbe andare. È un po' larghino in realtà, però se lo metto coi piedini piccoli piccoli ci dovrebbe stare bene, sì, no, non occupa tanto. Poi abbiamo un adattatore, il manfrottino, come minchia si chiama, per tenerlo in mano così, tipo giornalista serio, non lo so, purtroppo. Il cavettino, il telecomandino e il windshield per non sputacchiare sul microfono, quindi buonissimo, ragazzi. No, ok, avevo detto una minchiata. C'è anche ovviamente il suo USB per attaccarlo al computer. A differenza di tutti gli altri registratori di questa fascia di prezzo qua, questo te lo puoi non solo portare in giro, ma lo puoi anche utilizzare come microfono USB, cosa che altra roba tipo Blue Yeti oppure un Tascam o compagnia te lo scordi. Questo è per registrare da lontano. Pip pip. E vediamo il manfrottino e poi credo che ho unboxato tutto quello che potevo unboxare. Vediamo com'è. Sembra anche comodo. E quindi questo dovrebbe essere il risultato finale, quello che utilizzerò credo per tutti i video che vedrete da qui in poi. Quindi ragazzi, veramente un piccolo video tanto per farvi sapere che insomma
ho apprezzato e che sto investendo per migliorare un po' la qualità di quello che arriverà da qui in avanti sul nostro bene amato canale. Un saluto a tutti e ai prossimi video. Ciao ragazzi!